Questa è la Ferrari F8 Tributo, prodotta dalla Casa di Maranello nel 2019. Una vettura molto prestazionale, alleggerita in tutte le sue componenti. Amici di Modena Motori, benvenuti a questa prova molto speciale con la nuova Ferrari F8 Tributo. È l'evoluzione di una storia iniziata nel 1975 con la berlinetta 308 GTB, ma le radici di questa automobile si trovano dove è nato Enzo Ferrari nel 1898 a Modena. Qui sono in un posto in cui è nata la storia del cavallino rampante. Alle mie spalle la casa natale di Enzo Ferrari, oggi è diventata un museo proprio per ricordare la memoria di questo uomo che ha costruito un mito dell'automobilismo. La parte anteriore dell'F8 Tributo è pensata per tagliare l'aria e mandarla alle fiancate e al posteriore. Questo si traduce in un aumento del carico aerodinamico con minore resistenza all'avanzamento. Poi ci sono diverse soluzioni derivate direttamente dal mondo delle competizioni come l'S-Duct all'anteriore. L'F8 Tributo è stata sottoposta a una cura dimagrante in tutti i settori, il peso complessivo è di 1435 kg. Ma è il motore, V8, biturbo, centrale posteriore, il punto di forza di questa vettura, un 3,9 litri con 720 cavalli, capace di uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. Premiato come motore dell'anno nel 2019 a prestazioni lineari e il turbo lag, il tipico vuoto dei motori turbo ai bassi giri, è stato eliminato. L'accelerazione è immediata appena si preme il pedale del gas e sale rapidamente quando si richiede potenza. A questo risultato i tecnici Ferrari sono arrivati grazie alla riduzione del peso delle diverse componenti meccaniche, che ha portato a una minore inerzia e di conseguenza a una maggiore risposta del motore. Anche per le strade cittadine la Ferrari F8 Tributo è una vettura che si può guidare tranquillamente. Un altro luogo in cui si è fatta la storia della Ferrari è l'ex aerotodromo di Modena. Qui sono in un posto molto particolare per la storia della Ferrari e dell'automobilismo. Alle mie spalle c'è l'ex torretta dell'autodromo di Modena, attivo dal 1950 fino al 1976. Qui Enzo Ferrari portava le vetture stradali e da corsa per fare collaudi e test, e proprio qui hanno guidato campioni dell'automobilismo come Ascari e Fangio. Tornando alla vettura, l'F8 Tributo è facile da inserire in curva quando si è in pista e piacevole da guidare nelle diverse situazioni, anche con l'ausilio dell'elettronica. Sull'altare della leggerezza sono stati sacrificati gli interni, molto essenziali, ma dopo tutto si tratta di una supercar, in listino a partire da 236.000 euro.